questo convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, in cui si parla di Europa, incontriamo Arturo Diaconale, l'abbiamo già intervistato per Libri TV, ma questa volta abbiamo l'onore di intervistare anche un consigliere d'amministrazione della RAI da qualche mese. Beh, diciamo, una prima riflessione la vorrei fare su questo, un po' come anche interessato come Web TV, come diciamo l'occhio mediatico è sempre prediletto nelle nostre riflessioni. Ecco, come sta andando? Che tipo di RAI ha trovato? Beh, ho trovato una RAI che ha bisogno di essere rinnovata, una RAI che ha bisogno di cambiare, una RAI che ha bisogno di adeguarsi al tempo presente, alle innovazioni tecnologiche e anche a un certo tipo di cultura, perché all'interno della RAI rimangono ancora concezioni culturali sacche di cultura antica superate dai tempi. Quindi il problema vero è quale direzione deve prendere il cambiamento. E al momento questa parte mi sembra ancora non definita. Il cambiamento potrebbe essere per esempio anche una RAI che in futuro, diciamo in uno scenario forse più futuribile, dovesse in qualche modo competere con altri operatori per avere il servizio pubblico, competere come altri con una gara d'appalto? Dunque, io credo il servizio pubblico è fondato su un elemento unico sostanzialmente, cioè la ragione del servizio pubblico è la garanzia che chi svolge il servizio pubblico assicuri il pluralismo delle culture, delle opinioni, delle idee, dei fermenti che esistono all'interno della società italiana. Allora, fino adesso la RAI è riuscita, diciamo, per la propria nascita, tradizione, storia, essendo la TV di Stato e la radio di Stato, nata prima come radio di Stato, poi è diventata anche televisione di Stato, ad avere un ruolo di grande preminenza e diciamo ad assicurare sostanzialmente il rispetto del pluralismo nell'applicazione del servizio pubblico. Ci sono state tanti errori, c'è stato molto spesso per lungo periodo si è confuso il pluralismo con la lottizzazione, che sono due concetti totalmente diversi, due pratiche diverse, due cose assolutamente diverse. Certo, una RAI non più in grado di assicurare il pluralismo dovrebbe stare sul mercato e competere con gli altri. Io credo che anche il servizio pubblico debba essere riguardato. Infatti nei confronti della ultima legge RAI, quella che ha trasformato la governance della RAI presupponendo una governance diciamo che passi dal Parlamento al governo, la RAI sottoposta al controllo non più del Parlamento ma del governo, e una RAI potenziata è stata una riforma della governance più che altro, più che di una è stata una riforma della governance. Io sono critico nei confronti di questa riforma, la considero pericolosa, perché ritornare indietro all'epoca dell'EIAR o all'epoca della RAI bernabeiana, cioè a guida soltanto del governo, secondo me è poco compatibile con il servizio pubblico e con il pluralismo, ma credo che quella riforma avrebbe dovuto essere inserita in una riforma complessiva del sistema. La RAI adesso avrà la possibilità di usufruire di introiti maggiori con il canone in bolletta. Di questo canone in bolletta io credo una parte sarebbe stato necessario mettere a disposizione del sistema complessivo informativo, cioè non soltanto le emittenti diciamo private, televisive e radiofoniche, ma anche il sistema della carta stampata, dell'informazione nazionale, che è un settore, informazione nazionale, che è in profonda crisi e che avrebbe bisogno di una nuova legge di riforma e di rilancio che gli dia quella sostanza e quella possibilità di assicurare effettivamente il pluralismo. Quindi perché no in futuro non mettere in competizione o trovare formule attraverso il cui anche i privati possano garantire il servizio pubblico? Bene, e io volevo chiedere una cosa a Arturo Diaconale, che intanto volevo sapere se continua a fare il direttore, se può continuare. Assolutamente sì.
Ah, perfetto. Quindi... Anche perché sono consigliere di amministrazione a titolo gratuito, non vengo retribuito. Quindi... Ah, perfetto. D'accordo. Oppure il diritto quindi di continuare a lavorare. Perfetto. Ecco, una cosa che insomma in qualche modo ha suscitato delle polemiche, secondo me anche immotivate, perché era questa cosa appunto dell'inserimento del canone nella bolletta, sì, che era obbligatorio prima e continua ad essere obbligatorio, solo che prima la gran parte delle persone probabilmente lo evadeva e non lo pagava, adesso è più difficile evaderlo, allora tutti si sono accorti. Ecco, allora parliamo di questa cosa. Le polemiche sono sempre state molte su questo, perché è una tassa, ma se uno la RAI non vuole vederla, però comunque si deve pagarla lo stesso, è una cosa poco liberale. Beh, diciamo che è una tassa oggettivamente poco liberale, non a caso il canone RAI è una delle tasse che più evase, quindi più odiate, diciamo, il 27% fino allo scorso anno non pagava il canone RAI. Questo canone si giustifica soltanto con il servizio pubblico fondato sul pluralismo. Ora, è chiaro, inserirlo nella bolletta elettrica significa cercare di ridurre il tasso di evasione, costringendo i cittadini comunque a pagare, perché il rischio qual è? Non pago il canone e mi staccano la luce. Però, diciamo la verità, il problema vero è o se tu mantieni il canone, devi trovare un modo per evitare che ci sia un tasso di evasione enorme. Questa storia della bolletta elettrica era una vecchia idea che girava da tanto tempo, c'erano state proposte, non era stata mai applicata, adesso viene applicata e vediamo quello che funzionerà. Io francamente da liberale sono sempre preoccupato quando si introducono nuove tasse e nuovi meccanismi per imporre queste tasse, però sono anche un liberale realista. E quindi in questa circostanza dico che se quei soldi che verranno introitati fossero stati utilizzati a beneficio di tutti, forse non sarebbe stato male. Con questo canone si pagano gli stipendi a quanti dipendenti? Quanti dipendenti ha la RAI? I dipendenti della RAI sono più di 12.000. Buon lavoro ad Arturo Da Canale. Grazie.